Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Che non sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra di loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darla ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché l'ha infastidita? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, il ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli anzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che abbiamo, che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa. Il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io. Egli disse loro: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico,
Proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero ad un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure, riposatevi, basta. È venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto a buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fosse un brigante siete venuti a prendere, con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani, gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: abbiamo udito di mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani uomo e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano contro costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?
tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò, dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò ad imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla. Vedi quante cose ti accusano, di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Ad ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia, ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quelli che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? E essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa, lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve, re dei Giudei. E gli percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggere. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifisse e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifisse. La scritta con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra ed uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
Ehi, tu che distruggi il Tempio, lo ricostruisci in 3 giorni. Salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scende dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, limma sabachthani, che significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene lì a salvarlo. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali quando erano in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Istanti, perché potete farvi più avanti voi che state in fondo, così facciamo entrare tutti. Sì, per favore. Procedete un po' più avanti perché ci sta molte persone che non riescono ad entrare. Non abbiamo molto tempo per la meditazione, pure è un peccato, lo dico con rammarico, perché questo è un testo drammatico, ma straordinario per comprendere fino in fondo la nostra fede. Per questo la proposta è sapere, perlomeno dovete sapere, che durante la settimana noi approfondiremo questo testo, cioè lunedì e martedì sono i nostri giorni di ritiro e saranno intorno a questo testo, il testo di Marco, alla passione di Marco.
come ogni settimana santa, ogni giorno ci sarà un momento particolare di preghiera e un corso di esercizi spirituali per chi vuole approfondire la propria fede. Lunedì e martedì diremo messa alle 18, poi alle 18.30 c'è la donazione, alle 19 la catechesi con me su questo testo che abbiamo ascoltato. Mercoledì invece alle 20.30 ci sarà la celebrazione dell'unzione per chiedere perdono a Gesù dei nostri limiti, per essere riconciliati con Lui. E poi c'è il trigo della settimana santa. Giovedì alle 20 l'ultima cena con la lavanda dei piedi, alle 22 c'è il momento di preghiera intorno all'Eucaristia. Venerdì alle 18, che è venerdì di passione, c'è la Via Crucis, e poi alle 19 la passione di Gesù, e poi infine sabato santo, la grande veglia, alle 23.15 per cantare la Pasqua. Domenica, come oggi, 9, 10 e mezza e mezzogiorno, e poi abbiamo l'ultimo giorno, che è lunedì dell'Angelo, dove alle 11 celebreremo la nostra gioia del cielo con i nostri cari che stanno in paradiso. Ma dicevo, è un peccato, perché tanti di noi non avranno l'opportunità di mettersi di fronte a questo brano, ad essere provocati da un testo che certo commuove, ma che descrive fino in fondo la realtà stessa della nostra fede, che mette in gioco, in ragione dell'annuncio di Gesù per ciascuno di noi, che non ci lascerà soli, la nostra vita. E sapere se credere significa immaginare che c'è un'altra vita, avere una generica protezione di Dio o dare senso alla nostra esistenza. Vedete, è singolare su questa immagine che vi lascio. Non so se ci avete fatto caso, e molto spesso sfugge alla nostra riflessione, che nel momento stesso in cui Gesù ha gridato forte il suo dolore, la sua voglia estrema di mettere in gioco Dio sul destino del mondo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dice il testo di Marco, io ve lo leggo proprio per tentare di comprendere l'aggancio, ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due. Cioè, non è che fa sentire Marco i gridi e il dolore intorno, non è che mette in moto, anche dal punto di vista della rappresentazione, no? Il terremoto come fanno gli altri sulla terra, la madre che sta ai piedi, che strepita, come vediamo generalmente quando vediamo le sceneggiature intorno alla passione. La drammatizzazione non passa attraverso quello che sicuramente ci sarà stato, le grandi scene di dolore, di rabbia, di ironia, parafrasi dell'avvenimento recitata in tutti o vissuta le condizioni interiori. No, Marco dice, lui spira e si squarcia il velo del Tempio. Che relazione ci sta? Che cos'è il velo del Tempio? Il velo del Tempio, per gli antichi ebrei, è quel grande drappo che separa il luogo della preghiera nel Tempio di Gerusalemme dal posto dove gli ebrei ritenevano che Dio abitasse, il Santa Santorum. Cioè quel posto dove da sempre gli ebrei dicevano quello è il posto come casa di Dio, un po' come diciamo noi. Tabernacolo, sta lì, e lì ci sta il Signore. Bene, quando Gesù muore in croce avviene la rivoluzione, cambia tutto, e noi non ce ne siamo ancora accorti, forse neppure noi come Chiesa ce ne siamo accorti. Lui spira e consegna il suo spirito, non abita più nei templi, non abita più nelle case di pietra costruite dagli uomini, ma consegna il suo spirito a ciascuno di noi, lo deposita, lo affida. Nel momento stesso in cui Gesù muore, la nostra vita è investita, coperta, accarezzata, strutturata, guidata da Cristo, che è ricevuto dalla nostra vita.
nel momento in cui Gesù muore, noi viviamo grazie al suo respiro, il suo soffio. Ricordatevi questa immagine. All'inizio del mondo, un poco di fango ha ricevuto il soffio di Dio e abbiamo ricevuto la vita. Poi c'è stato il peccato che ha compromesso tutto e noi quella vita l'abbiamo in qualche maniera corrotta. Grazie al respiro di Dio riprendiamo finalmente a vivere. Senza di Lui non c'è vita, si sopravvive senza di Lui. Senza di Lui non c'è vita, si vivacchia. Senza di Lui non c'è speranza. Ecco perché Lui ha dato il suo spirito per noi, perché grazie al suo spirito la nostra vita potesse avere dignità. Per questo celebriamo Pasqua. Non per affidarci a un Dio che bacchetta magica risolva i nostri problemi, non per avere un po' di consolazione, non per essere più buoni, anche perché coloro che non credono mica sono cattivi, ma per avere dentro di noi la forza e la consapevolezza che grazie a quel Dio che ci ama, la nostra vita ha un significato che noi comprendiamo e anche nell'ora più buia della notte sappiamo che sorgerà la luce del giorno. Noi respiriamo il suo respiro. Noi grazie a quel respiro abbiamo distrutto i templi, anche se purtroppo i templi ci sono ancora come segni del potere religioso, e abbiamo inaugurato il tempio in cui ogni uomo è tempio di Dio. Verrà il giorno in cui lo comprenderemo? Io vorrei tanto di sì, incominciando da questa Pasqua. Credo in un solo Dio. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace, secondo la tua volontà. Se il Signore è con noi, chi è contro di noi? Chi sarà contro di noi? Il suo spirito dentro di noi? Questo ci basta. Tra qualche istante io vi dirò: scambiatevi un segno di pace. Se Lui è con noi, abbiamo la forza per superare i burroni, i crepacci, le offese più profonde. Noi abbiamo il dovere della pace. Per questo abbiamo preso la palma. Abbiamo il dovere della pace, ma non per gli altri. Lo dobbiamo a noi stessi. Perché senza pace, spacciati, non siamo vivi. Noi abbiamo il dovere della pace. E per dare qualche cosa agli altri lo dobbiamo dare prima a noi stessi. Quindi la prima pace che dobbiamo fare è la pace fatta con noi stessi. E per fare pace con noi bisogna volersi un poco più di bene. Bisogna stimarsi un poco in più. Perché nemo dat quod non habet. Nessuno può dare agli altri quello che non ha. Oggi è giorno di pace. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiate un segno di pace. All'esterno, per chi vuole, trovate i volontari, i nostri volontari di Medici di Strada, che con tanto amore insieme agli altri volontari stanno servendo i più poveri dei poveri per strada, i senza fissa dimora, che a Napoli stanno toccando la quota di 3.000 per strada. Chi vuole diventare volontario, chi vuole informarsi, chi vuole capire come può aiutare, chieda ai nostri volontari all'esterno. E diventare protagonista d'amore, più che fare bene a chi il bene lo riceverà, per le cose che porteremo, per come li aiuteremo, lo farà a noi, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Informatevi. E adesso vi do la benedizione, ma con una preghiera. Voi acchiappate questa benedizione che io vi porto e portatela a casa. Io non so quante volte l'ho detto e lo ripeterò ancora, ma i genitori, i nonni,
sono i primi responsabili della benedizione dei figli. Se poteste segnare i vostri ragazzi ogni giorno con un segno di croce e dire Signore ti benedica, se potessimo pranzare la domenica e farci un segno di croce e dire Signore ti ringrazio e Signore ci benedica. Figli miei, ognuno di noi ha un conto prima o poi da fare con il suo pellegrinaggio verso il cielo. Quello che resta sono i segni, sono le testimonianze oltre le parole. E dire a un figlio io ti benedico vale più di mille discorsi. Voi avete preso un po' di palma, perché domenica prossima lo aspergerete, lo tufferete in un po' di acqua santa e volete benedire la tavola. Pasqua viene una volta all'anno, ma la benedizione si dà tutti i giorni. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni, con la morte del tuo figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, possiamo giungere alla meta della nostra speranza, la tua resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Signore.